La preannunciata chiusura del Paolo VI è arrivata e si è portato dietro tutti gli strascichi di questa chiusura. Per voi è un disagio ancora che continua per i vostri familiari disabili che avete a casa? Sì, è arrivata. Il 31 gennaio abbiamo ricevuto la lettera che praticamente il centro, non essendo più accreditato, non poteva più dare questo servizio ai ragazzi, e in più sono stati completamente anche tagliati fuori i ragazzi della provincia di Teramo, i minorenni, che finora non erano stati coinvolti. Il disagio è enorme, enorme anche perché le scuole non sono organizzate con le maestre di sostegno, ci sono delle mamme veramente disperate. E oggi stiamo manifestando affinché qualcuno si prenda carico di queste responsabilità. Si è parlato della nota Zuccatelli, che ha permesso al Polo VI di avere anche questo momento ricreativo col centro residenziale diurno, e facendolo insieme alla riabilitazione che comunque la ASL continua a concedere tutt'oggi. Almeno quella, anche se tanti ragazzi sono stati privati anche delle ore di riabilitazione, e questo non si è capito perché. Quindi noi chiediamo alla Regione soprattutto di darci una mano con una nota ad hoc che almeno ci dia la possibilità di continuare almeno questo anno e poi di creare un'altra soluzione sociale con i fondi che devono arrivare da non so dove, perché le famiglie non possono assolutamente permettersi di compartecipare.